Che sicuramente è un risultato importante. Avevamo molta convinzione di poter qui venire qui a vincere, adesso può sembrare così banale che lo dico ovviamente dopo la vittoria, però anche stamattina dopo l'allenamento della squadra ho detto che bisognava richiamare dei feedback dove eravamo pari a punti in classifica con Cantù e Cantù aveva vinto a casa nostra, quindi se noi avessimo vinto a casa c'erano 4 punti di differenza tra noi e loro. E quindi non era impossibile assolutamente per il percorso che avevamo fatto fino adesso venire qui e vincere. Bisognava esserne convinti prima di tutto, avere rispetto, ma avere anche la convinzione di poter arrivare qui a Cantù e vincere. E direi, insomma, ci siamo riusciti, ovviamente c'è grande soddisfazione. Abbiamo messo un mattoncino ancora per discorso playoff, quindi siamo contenti. Penso che questo ci dia ovviamente anche a livello emotivo una spinta ancora più forte su quello che poi è il segreto di questa squadra, che è un gruppo stupendo. Prego. Se guardiamo numericamente è stato il terzo quarto quello che vi ha dato fiducia, oltre che margine. Il terzo quarto sono stati canestri in sequenza da 3 punti di Jordan Taylor, canestro da 3 punti di Datome dall'angolo, anche la panchina loro, canestro e fallo di Datome in penetrazione, quindi direi che lì c'è stato il break, mi sembra che sia andato a più 10 e abbiamo sicuramente, ci siamo convinti ulteriormente che potevamo farla la partita, potevamo fare il risultato finale e vincerla e forse abbiamo messo anche qualche tarlo nella testa degli avversari, quindi direi che lei ha centrato esattamente quello che è stato il momento chiave della partita. Domande? Ok, grazie, buonasera.